Riscendo. Buonasera a tutti, vi prego di prendere posto. Ci scusiamo per il piccolo ritardo, ma è un nuovo inizio e abbiate pazienza, anche tecnicamente ci stiamo misurando come un po' tutte le istituzioni culturali, anche dotandoci di strumentazioni nuove, semplicissime, è un cellulare, ma che permettono a chi voleva essere con noi in questa sala stasera e non è riuscito a trovare posto, permettiamo anche a loro di seguirci da casa o da dove essi vorranno seguirci attraverso una diretta che oggi è solo su Facebook, ma da domani riusciremo a tenere a vostra disposizione da casa sul nostro sito web e sul canale YouTube del museo la conferenza di questa sera. Oggi per noi è un momento molto speciale, ricominciamo a stare con voi anche in presenza e l'eccezionalità del momento e della giornata è segnata anche dal fatto che a darci un saluto c'è anche l'amministratore delle delegate, il dottor Emilio Moreschi, che parla con me da una postazione, credetemi, un po' scomoda, ma per essere a favore di camera stiamo alle spalle del relatore di questa sera, il professor Alessandro Brodini, che già ringrazio per prima. Passo subito la parola per un saluto istituzionale ad Emilio Moreschi, che ringrazio. Grazie. Buonasera e benvenuti. Anche in un modo un po' inusuale dobbiamo imparare a utilizzare questi sistemi. Vi ringrazio per aver deciso di condividere con il Museo delle Storie un momento per noi davvero importante, la ripresa del ciclo Panorama Mura. Le conferenze interrotte a causa del lockdown riprendono da oggi in presenza in un luogo magnifico come la Sala dei Giuristi, allestita in modo da garantire la vostra sicurezza. Credo che sia bello rivederci in faccia dopo un periodo in cui ci si parlava in modi diversi. L'unica cosa è che c'è qualche inconveniente di numero, di modi, di mascherine, ma questo fa parte della sicurezza che dobbiamo avere. Il museo è stato incaricato dal Comune di Bergamo di valorizzare il titolo conseguito nel 2017 dalle nostre mura veneziane divenute patrimonio UNESCO. Abbiamo deciso di farlo creando un comitato scientifico che insieme al museo apra una nuova stagione di ricerca intorno alla storia delle mura veneziane del Cinquecento, delle quali si sa tutto, ma tante cose devono ancora essere scoperte. Il relatore di questa sera, il professor Alessandro Brodini, appartiene a questo comitato. Lo ringrazio, insieme agli altri componenti del comitato, coordinato da Monica Resmini, il professor Francesco Paolo Fiore, le professoresse Elisabetta Molteni e Aurora Scotti, il professor Marco Pellegrini, il professor Matteo Di Tullio e l'architetto Gianmaria Labar. Sono nostri partner in questo percorso di studi l'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti, e ringrazio la Presidente Maria Mencaroni Zoppetti, la Biblioteca Mai, un grazie a Maria Elisabetta Manca, e l'Università degli Studi di Bergamo, grazie al Rettore che ha da sempre appoggiato il nostro progetto. Tutte le nostre attività, in ultimo, sono condivise con il Segretariato UNESCO
ringraziamo Claudio Cecchinelli e Laura Ciccarelli del Comune di Bergamo. Direi, torniamo a parlare di mura. Durante questo periodo le mura, che sono nate come strumento di difesa in caso di guerra, sono ridiventate ancora di più la passeggiata di tutti noi bergamaschi. Credo che sia una utilizzazione che indica la flessibilità che hanno i monumenti nel tempo. Grazie. Grazie all'amministratore delegato Emilio Moreschi. A me, vi rubo da parte mia soltanto pochi secondi, forse per riprendere un po' il discorso là da dove l'avevamo lasciato. Chi di voi, ci sono diverse persone che già ci avevano seguito dall'inizio del percorso di Panorama Mura di quest'anno, vi ricorderete che ci eravamo lasciati con due lezioni, due conferenze che ci hanno aiutato a capire le coordinate di contesto. Dentro metafora, permettetemi, ho davanti a me una cornice meravigliosa, è come se avessimo apposto ad un muro, magari questo è uno dei muri della Sala dei Giuristi, questo bellissimo ponte architettonico tra Medioevo e Rinascimento, è come se avessimo apposto ad un muro una cornice con due solide basi, le conferenze di Di Tullio e di Pellegrini, anzi di Pellegrini e di Di Tullio, che ci hanno davvero affrescato il Cinquecento dal punto di vista geopolitico il primo e storico-economico il secondo, le coordinate di uno Stato che si deve dotare di fortezze. Beh, ci siamo lasciati e salutati proprio sul più bello, proprio laddove avremmo dovuto cominciare a tracciare qualche pennellata di colore nel quadro che quella cornice doveva ospitare. Oggi il nostro professor Brodini comincerà a fare proprio, a compiere proprio questo gesto, permettendoci di cominciare a dare colore al nostro affresco, al nostro dipinto di Panorama Mura. Vi ricordo come è nato il ciclo di Panorama Mura e che cosa dovete aspettarvi da queste pennellate di colore che ci uniranno a voi da oggi e per le prossime conferenze. Non vi dovete aspettare che il ritratto che fuoriesca da quel quadro sia la nostra Bergamo. A Bergamo ci arriveremo. Panorama Mura è nato proprio con questo intento, di darci, fornirci un quadro, colorato quanto lo volete, dedicato al XVI secolo, ma che permetta di inquadrare Bergamo attraverso il confronto con altre città murate e fortificate dello Stato da terra e dello Stato da mare. E in effetti partiamo oggi dallo Stato da terra e Monica Resbini, presentandovi il relatore, ve lo dirà molto più chiaramente di me, ma arriveremo con Elisabetta Molteni, se non sbaglio, a parlare anche dello Stato da mare. E in effetti le nostre relazioni sono molto diverse prospetticamente e anche, come dire, dal punto di vista della materia di partenza diverse tra di loro. Il prossimo appuntamento lo vedete dietro di me, è sabato 10 ottobre, credo sia sbagliato il mese, Francesco Paolo Fiore, l'architettura militare e la grande dimensione. Un appuntamento da non mancare. A cui seguiranno i due successivi appuntamenti dedicati ancora allo Stato da terra l'uno e da mar l'altro, ma da due prospettive diverse. La nostra professoressa Aurora Scotti ci parlerà del fronte milanese, se non sbaglio, e quindi di quello spagnolo. E la nostra Elisabetta Molteni invece ci farà fare un viaggio verso le fortificazioni dello Stato da mar. E poi ci traghettiamo verso Bergamo e concludiamo in dicembre con una conclusione che speriamo sia un nuovo punto di partenza. L'architetto Labà invece ci parlerà del caso Bergamo. Trovate in sala tutti i titoli delle conferenze con una specie di piccolo memorandum che potete assolutamente prendere. Questo è il contenuto e questo è il contesto. Permettetemi una nota che è logistica, di metodo, ma è un sincero ringraziamento a tutti voi e non voglio annoiarvi con questo. Siete stati pazienti, ci avete aspettato e soprattutto vi siete prenotati per tempo per essere qui insieme a noi in questa sala speciale, aperta da oggi eccezionalmente, anche rispondendo alla chiamata bellissima del MIBACT che ogni anno organizza le Giornate Europee del Patrimonio. Questa conferenza è il nostro modo di aderire alle GEP quest'anno e lo abbiamo interpretato non tanto secondando il tema, per quanto bellissimo, che alludeva un po' al senso della trasmissione del sapere per educare anche le giovani generazioni con nuove strumentazioni. Lo abbiamo assecondato soprattutto con l'idea che il MIBACT ogni anno inviti le istituzioni, i comuni, ad aprire luoghi eccezionali della cultura. Ecco, speriamo che da oggi questo luogo, che siamo un po' abituati a vedere chiuso o a vedere soltanto in momenti molto speciali,
diventi invece un luogo ordinario, sempre più familiare alla nostra città e, perché no, sempre più legato alle mura. Il ringraziamento va a voi, vi dicevo, perché avete avuto la pazienza di usare il mezzo tecnologico per prenotarvi e vi invito a farlo per tutte le prossime conferenze, con pazienza, la stessa che avete avuto per prenotare il vostro posto oggi, perché per motivi tecnici legati alla necessità di monitorare il vostro numero e farvi stare in sicurezza, non possiamo accogliere prenotazioni per l'intero ciclo. Sappiamo che ne avreste voglia di prenotarvi con un solo clic da qui fino a dicembre, non c'è possibile farlo. Quindi segnatevi a calendario le date delle conferenze che trovate qui, sottraete 10, perché 10 giorni prima di ogni data apriamo le prenotazioni sul sito Ticketlandia, lo stesso che avete utilizzato per prenotarvi questa volta, e potete ritrovare il vostro posto. Mi rendo conto, è un'operazione nuova, difficile, un po', come dire, scontenta un po' tutti, me ne rendo conto, ma se avete problemi non fate altro che telefonare al museo e, come abbiamo fatto con molti di voi, vi saremo vicini per prenotare noi al posto vostro, il vostro posto. Io vi ringrazio e do la parola a Monica Resmini, che ringrazio per aver curato e coordinato l'intero ciclo di conferenze e per lavorare con noi al progetto dedicato alle mura. Monica Resmini presenta il relatore di questa sera, a cui poi finalmente diamo la parola. Grazie. Buonasera a tutti, mi associo ai ringraziamenti di Milo Maeschi e di Roberta Frigeni. Vi faccio un breve profilo del professor Alessandro Brodini, che è professore associato di storia dell'architettura presso l'Università degli Studi di Firenze. Si è laureato però al Politecnico di Milano e ha conseguito un dottorato in storia dell'architettura e dell'urbanistica presso lo IUAV di Venezia, con una tesi dedicata a Michelangelo e alle cupole minori della Basilica di San Pietro. È poi stato borsista con una borsa postdottorato presso la Biblioteca Herziana di Roma e un'altra borsa postdottorato, la borsa Alexander von Humboldt, presso l'Università di Bonn. Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali e le sue pubblicazioni riguardano in modo particolare l'architettura del Cinquecento, con una particolare, ritorno con lo stesso termine, all'architettura di Michelangelo, ma anche all'architettura fortificata di area veneta. Oltre a occuparsi anche di architettura del Novecento, recentissima è la sua pubblicazione dedicata a Carlo Scarpa e ai progetti per l'Università IUAV di Venezia. Torno al tema da lui affrontato dell'architettura fortificata. Tra gli articoli più recenti che ha scritto, mi piace ricordare il saggio Le fortezze come spazio sociale, secoli XVI-XVII, la terraferma veneziana come caso studio, e poi da Bergamo a Peschiera, gli Isabello e le fortificazioni di terraferma nel Cinquecento. Nel marzo dell'anno scorso, quindi nel 2019, ha tenuto una relazione al convegno annuale della Renaissance Society of America di Toronto, dedicata al capitano e l'architettura, il capitano e l'architetto, il processo decisionale nell'architettura fortificata dalla Repubblica di Venezia. Quindi oggi Alessandro invece ci illustrerà cos'è la terraferma occidentale veneziana e come la Serenissima Repubblica l'ha difesa nel corso del Cinquecento. Lascio la parola al professor Brodini. Mi sentite? Sì. Allora, grazie Monica per questa ricca introduzione, grazie anche a Roberta Frigeni per avermi chiesto di partecipare a questo comitato scientifico, il che è un motivo di grande onore per me. E questa sera appunto vi parlerò di fortezze veneziane della terraferma occidentale nel primo Cinquecento. Qual sorte si appareggia oggi alla nostra, o Veneti infelici, che vediamo che ruinarne al tutto il ciel ci mostra. Quante città sinora perse abbiamo, quanti castelli e quanto bel paese, neppur un sol rimedio aver potiamo. Non ci giova tesor, fanti né arnese, non uomini a caval né armate in mar.
che ognor l'incendio nostro è più palese. Il doge piange, circondato da 5 senatori che si disperano. In primo piano una barca alla deriva sulle acque della laguna trasporta il leone di San Marco. Le sue zampe anteriori sono state amputate e giacciono ai piedi dei notabili come simbolica allusione alla perdita dei domini di terraferma. All'indomani della battaglia di Agnadello del 1509, quando l'esercito francese di Luigi XII sconfigge la Serenissima, iniziano a circolare diverse poesie popolari in chiave antiveneziana, talvolta illustrate con xilografie simili a questa, che prendono il nome di Lamento dei Veneziani. Queste ballate in sostanza criticano le mire espansionistiche di Venezia che, trasformatasi nel corso dei decenni precedenti in un enorme stato regionale, ora si ritrova sconfitta e isolata. Alcuni umanisti e politici veneziani giudicano l'espansione in terraferma come un pericoloso allontanamento dalla tradizione marinara della Repubblica e ne vedono una correlazione con i fatti di guerra legati alla Lega di Cambrai dal 1508, cioè quella alleanza di stati europei, tra cui anche Papa Giulio II, nata proprio per bloccare l'espansione veneziana in terraferma. Una parte degli intellettuali veneziani ha quindi chiara la percezione che la sconfitta di Agnadello del 1509 rappresenti uno spartiacque nella storia della Repubblica. E così l'élite governante, che a lungo si era creduta invincibile, prende atto della sconfitta e cerca di rimediare immediatamente. Ecco perché Niccolò Machiavelli, scrivendo da Verona nel dicembre dello stesso 1509, ricorda: «I veneziani, in tutti questi luoghi dei quali si rinsignoriscono, fanno dipingere un San Marco che, in scambio del libro, ha una spada in mano, donde pare che si siano avveduti a loro spese che a tenerli stati non bastano gli studi e i libri». Anche due orazioni funebri, scritte dal patrizio veneziano Andrea Navagero a distanza di 6 anni l'una dall'altra, ci mostrano come Venezia sia ormai consapevole della nuova situazione politica dopo la sconfitta. La prima orazione è scritta nel 1515 ed è dedicata a Bartolomeo d'Alviano, uno dei più grandi, dei più importanti condottieri del Rinascimento italiano, ma anche uno dei grandi sconfitti proprio ad Agnadello, dove viene catturato e fatto prigioniero dai francesi fino al 1513. Nel testo, Navagero sottolinea acutamente la debolezza militare degli stati italiani in balia delle dominazioni straniere. Ma solo pochi anni dopo, nel 1521, scrivendo l'orazione funebre del doge Leonardo Loredan, Venezia torna ad essere nuovamente definita come il più forte bastione, non solo d'Italia, a testimonianza che la percezione che Venezia ha delle proprie difese è definitivamente cambiata. E infatti proprio a inizio del Cinquecento il sistema di fortificazioni viene completamente riorganizzato secondo una nuova ottica. Il rinnovato fervore fortificatorio di quei primi anni si basa su un concetto chiave, ovvero sulla necessità di organizzare una serie di piazze forti connesse in una rete di mutuo soccorso. In realtà, già nel 400, Venezia aveva messo in atto alcune iniziative che non si limitavano alla gestione passiva dell'eredità fortificatoria acquisita dalle signorie che aveva sconfitto. Tuttavia, è proprio nel Cinquecento che questi programmi diventano un, potremmo dire, sistema. Un sistema che coinvolge quella parte di dominio che possiamo chiamare appunto terraferma occidentale. Si tratta di una vasta area, compresa tra i fiumi Mincio e Adda, che entra a far parte dello Stato veneziano tra il 1426 e il 49,
quando l'espansione di Venezia in terraferma si completa con l'acquisizione prima di Brescia, del Bresciano, della Riviera di Salò, quindi di Bergamo, della Bergamasca e della Val Camonica e infine di Crema appunto nel 49, la più piccola delle tre città capoluogo lombarde. Queste province però non costituiscono un'entità territoriale e amministrativa compatta. Due sono grandi città, appunto Brescia e Bergamo, che controllano dei vasti e disomogenei territori attraversati da numerosi fiumi, il Chiese, Mella, Oglio, Serio, Brembo, Adda, e sono bagnati da vari laghi. Al limite settentrionale del Bresciano e della Bergamasca, al confine con il territorio di Trento e con i Grigioni, vi sono le Alpi. La pianura, in particolare nel territorio bresciano, confina con il Mantovano e il Cremonese, quindi con il Marchesato Gonzaghesco e il Ducato di Milano, con cui i territori lombardi di Venezia confinano anche a occidente. Tra le prealpi e il piano si sviluppano alcuni tra i principali centri minori, Asola, Orzinuovi, Salò, Martinengo, Romano, che diventano anche capisaldi difensivi della macchina territoriale e che al contempo mal tollerano l'ingerenza politica dei due capoluoghi. Ultima frontiera occidentale è Crema, una piccola città-fortezza, un'isola completamente circondata dal territorio milanese e unita all'entroterra veneto solo tramite una sottile strada, che come un vero e proprio cordone ombelicale disteso nel territorio cremonese permette un passaggio verso la Bergamasca e il Bresciano. Come si vede, si tratta di un ambito territoriale estesissimo e cercare quindi di dare conto oggi di tutti gli interventi fortificatori nel Cinquecento in questa zona è sostanzialmente impossibile. Per questo motivo ho scelto di raccontarvi questo complesso fenomeno attraverso un caso specifico che mi pare particolarmente significativo proprio in relazione alla città in cui ci troviamo. Vi parlerò infatti della famiglia bresciana, della famiglia bergamasca degli Isabello, il capostipite Pietro e i due figli Leonardo e Marcantonio, ingegneri militari attivi nella campagna di fortificazioni intraprese dalla Serenissima tra gli anni 20 e gli anni 50. Nel 1589, cioè qualche tempo dopo rispetto agli anni in cui gli Isabello sono al servizio di Venezia, il capitano Giulio Savornian scriverà che il duca di Urbino, Francesco Maria della Rovere, che era anche capitano generale dell'esercito veneziano, aveva fortificato Orzinuovi con gran prudenza, perché la fortezza, cito, finisce di serrare tutta la frontiera che comincia da Bergamo, Orzinuovi, Pontevico, Asola e finisce a Peschiera, le quali fanno tutte corona a Brescia. Questa catena di fortezze che salvaguardiano il confine sud-occidentale è il teatro in cui appunto operano gli Isabello. Saranno proprio i due figli di Pietro nel 1550 a ricordare in una lettera al Senato veneziano che il padre, cito, ha servito in qualunque città et loco dove de tempo in tempo gli è sta commesso, e alla Serenissima. L'esordio di Pietro Isabello come ingegnere militare avviene nel 1521 proprio qui a Bergamo. A questa data Pietro è già un tecnico formato, ha circa 37 anni ed è attivo sia come impresario e costruttore di edifici progettati da altri, sia come progettista egli stesso. Accanto alla realizzazione di alcune case e palazzi per i ricchi mercanti bergamaschi, come Cassotti dei Mazzolini, Pietro è impegnato nel rifacimento della chiesa di Santo Spirito, in particolare le cappelle laterali, e di San Benedetto. Inoltre, tra i suoi committenti figura anche il comune, che nel 1520 gli affida il restauro del Palazzo della Ragione. È proprio il comune che nel 1521 incarica Pietro di svolgere un'ispezione generale delle mura della città.
Nel sopralluogo l'ingegnere deve indicare quali punti necessitino di un semplice restauro e quali vadano invece fortificati, sia nelle parti più antiche che in quelle più recenti della cinta. Si tratta infatti della cerchia delle cosiddette muraine, ovvero di quel circuito di origine medievale che già dalla seconda metà del XIV secolo era stato sistemato e integrato in modo da includere anche alcuni borghi della città bassa. Ma bisogna attendere ancora qualche anno perché Pietro Isabello ottenga un incarico ufficiale dalla Repubblica. È alla fine del 1526, infatti, che Francesco Maria della Rovere e il provveditore generale Alvise Pisani gli conferiscono una patente in cui viene nominato soprastante e ingegnere dei bastioni. Ma di quali bastioni si tratta? In conseguenza della partecipazione di Venezia alla Lega di Cognac nel dicembre del 1526, il duca di Urbino, con il suo ingegnere di fiducia Pier Francesco da Viterbo, compie un sopralluogo della città e, nonostante soltanto un anno prima il podestà di Bergamo, Lorenzo Venier, avesse dichiarato, cito, «esser simpliciter impossibile fortificare la città, sì per l'acque come per il sito», il duca di Urbino invece imposta molto velocemente un piano di fortificazione il cui obiettivo principale è la difesa dei borghi bassi, la zona più produttiva della città. Ricorda infatti il diarista Marin Sanudo che tutti i borghi li volono tinar dentro, che sarà una cosa molto grande. È già stato riconosciuto nella pianta dell'architetto militare e trattatista Giovan Battista Belluzzi, che stiamo vedendo e che è databile circa agli anni 40, una possibile duplice proposta di quel piano. La prima riguarda una cinta più ampia che inglobi anche i borghi Santa Caterina e Palazzo ed è un'idea effettivamente avviata nella prima fase dei lavori tra la fine del 26 e l'inizio del 27 e la seconda invece prevede un circuito più ridotto e deve essere stata questa la direzione seguita nei lavori effettuati qualche anno dopo tra il 28 e il 30. Di questa cerchia non rimane traccia fisica, si trattava di opere in terra e non in muratura, realizzate in grande velocità, se è vero che il duca, cito, in 15 giorni fece 14 baluardi con le sue coltrine. In effetti un apprestamento in terra e fascine non solo può essere predisposto molto più tempestivamente e con costi inferiori, ma si dimostra anche più efficace nell'assorbire i colpi delle artiglierie. Sebbene non abbiamo testimonianze dell'intervento, i documenti ci parlano sia delle distruzioni seguite al guasto, per esempio in Borgo Canale, dove ancora nel 1536 un visitatore potrà osservare che tutto lì circumcirca è ruinato, che è una pietade, ma abbiamo anche documenti che ci parlano della presenza di Pietro Isabello impegnato in questa impresa per 40 mesi tra il 26 e il 1531. Ed è probabile che la scelta di Isabello da parte del duca sia stata influenzata da quei ricchi mercanti cassotti, che erano i committenti appunto di Isabello, di cui il duca è ospite e amico. Pur dimostrandosi un'importante opportunità per l'ingegnere, che così entra in contatto con i vertici della Repubblica, La vicenda delle fortificazioni del 26 avrà qualche risvolto spiacevole perché Isabello sarà pagato soltanto 10-12 anni dopo, cioè nel 1538. Comunque, egli ha con questo incarico la possibilità di sperimentare quanto versatile debba essere nel primo Cinquecento un tecnico delle fortificazioni.
Isabello appare in questa impresa infatti nella triplice veste di sovrintendente ai bastioni, probabilmente affiancato anche da altri, ma pure in qualità di ingegnere che realizza diversi modelli e trascura, come egli stesso dichiara, i suoi molti cantieri civili aperti a Bergamo, e infine appare anche come impresario, visto che a fine 1530 risulta pagato per dei lavori fatti nelle vecchie mura di Borgo San Lorenzo. Il duca Francesco Maria deve aver apprezzato le capacità tecniche di Isabello, se già a partire dal 1532, nell'ambito cioè della grande campagna di revisione delle fortezze della terraferma di cui si diceva all'inizio, l'ingegnere viene trasferito a Orzinuovi in sostituzione di un altro ingegnere, Agostino da Castello, iniziando così una supplenza che si ripeterà nel corso degli anni successivi, fino che dal 1546 Pietro assumerà stabilmente la direzione della piazza forte sulle rive dell'Oglio, diventando quindi ufficialmente ingegnere di Stato. Comunque, iniziate velocemente, le opere in terra a Bergamo vengono sospese e poi abbandonate nel 1530, lasciando aperta per i successivi 30 anni la questione della difesa della città. È noto che sarà solo nel 1561 che il capitano Sforza Pallavicino imposterà un intervento che, se all'inizio è concepito nuovamente a basso costo in terra battuta, si rivelerà ben presto di ben altra portata. Privilegiando la fortezza di monte, la nuova cerchia con le cortine e gli 11 baluardi completamente rivestiti in pietra incide definitivamente sulla forma urbis e spezza quel secolare legame tra la parte alta e i borghi. La città diventa una fortezza, secondo un processo tutt'altro che indolore. Costi, tempi, polemiche e contrasti politici svelano il carattere di un'operazione nata per essere soprattutto un deterrente e un messaggio rivolto alla Spagna, come dimostrano le parole di Francesco Malacreda, uno degli ingegneri che presiede alle prime fasi del cantiere. Malacreda dice: «La fortezza farà di lontano così superbo vedere quanto da presso spaventoso e forte». I dubbi tra gli operatori riguardano anche gli aspetti formali. Così il podestà Francesco Venier, poco dopo l'inizio dei lavori, racconta che la fortezza, cito, «sta per avere una forma molto strana e stravacante, non altrimenti comportando la natura di quel sito». Conclusa alla fine degli anni Ottanta, ma con ulteriori aggiustamenti fino al primo Seicento, la cerchia bergamasca si presenta come una sorta di catalogo di variazioni sul tema del baluardo. Tutti baluardi diversi tra loro e con 5 porte urbiche. Tra queste le più significative sono Porta San Giacomo e Porta Sant'Agostino, la prima che esibisce verso Milano il suo candido prospetto in marmo di Zandobbio, differenziandosi così sia nel materiale sia nel disegno dagli altri inglesi. Eleganti coppie di semicolonne tuscaniche tripartiscono il fronte, concluso con un attico coronato da timpano. Porta Sant'Agostino è invece in arenaria grigia, costituisce una declinazione rustica del più grande prospetto in marmo, caratterizzata dalla sovrapposizione nelle campate laterali dei piani bugnati inquadrati da lesene pure bugnate. Ma torniamo adesso a Isabello e al suo incarico ad Orzinuovi, dove l'architetto bergamasco ha modo di mettere a frutto altre competenze necessarie a un ingegnere militare. La cinta muraria di Orzinuovi, che è una piazza forte fondata dai bresciani alla fine del XII secolo, era già stata rafforzata una prima volta dai veneziani nel 1471,
sotto la direzione degli ingegneri Arrigo Bombarda e Giovanni Borella, che avevano appunto aggiornato il sistema difensivo, ma sfruttando ancora il tracciato medievale e alcune torri preesistenti. Però questo borgo murato non aveva resistito alle artiglierie francesi della Lega di Cambrai e quindi la Repubblica di Venezia riacquista Orzinuovi solo nel 1516. Un decennio dopo, quindi più o meno nello stesso 26 in cui Francesco Maria lavora qui a Bergamo, Orzinuovi diventa appunto oggetto dell'attenzione del Duca della Rovere. È quando si trova proprio a Bergamo e a Crema che il Duca visita anche Orzinuovi, decidendo di trasformarla in una moderna fortezza, con la collaborazione di Antonio da Castello, che è un ingegnere e uomo d'arme, e affidando la direzione dei lavori inizialmente all'ingegnere Agostino da Castello. Le prime operazioni ad Orzinuovi prendono avvio già nel 1528, quando Antonio da Castello è incaricato di disegnare alcuni bastioni. Nel 1529 si sono già spesi 5.000 ducati per finanziare i lavori a 5 opere in terra, per formare uno spalto e per abbassare la rocca. Dal 1530 si stabiliscono i pagamenti per i tagliapietra e si impone all'ingegnere Agostino da Castello di non allontanarsi dalla fortezza, ma di lavorare e piuttosto alacremente. Momento decisivo è il 1532, quando il Duca vuole diminuire le spese, vuole contenere le spese e quindi ordina un nuovo disegno, modificando l'impianto che originariamente era fortemente pentagonale, come vediamo in questa pianta sempre di Giovan Battista Belluzzi. Secondo Giorgio Vasari, la nuova fortezza sarebbe stata progettata dal famoso Michele San Micheli, forse presente ad Orzinuovi insieme al Duca proprio nel 1532. Sfortunatamente i documenti d'archivio non chiariscono nulla su questa misteriosa presenza, testimoniano però in maniera precisa l'andamento del tecnico, cioè l'architetto o l'ingegnere, è soltanto l'esecutore delle idee dell'uomo d'arme, la mano guidata dall'occhio del principe, come efficacemente si esprime l'ambasciatore del Duca di Urbino, Giovan Giacomo Leonardi, che è anche autore di un trattato sulle fortificazioni. È quindi possibile tracciare in modo abbastanza puntuale le fasi di costruzione di Orzinuovi, fasi che ora ovviamente vi risparmio, se non per segnalare che nel 1536 Agostino da Castello sta seguendo i lavori alla Controscarpa e al baluardo di Santa Chiara, costruiti in mattoni questa volta e non in terra. Li vedete al numero 2 in alto a sinistra. Qui si posa un cordolo in pietra, il che indica che i lavori hanno raggiunto un certo avanzamento proprio in altezza. E dovrebbe essere proprio questo il baluardo visto nel maggio 1536 da un prete friulano, un certo Giovanni da Sanfoca, che in viaggio con alcuni maggiorenti della terraferma ha tenuto un diario piuttosto preciso delle tappe compiute dalla comitiva. E arrivando a Orzinuovi, Giovanni da Sanfoca racconta che il loco è assai bello di sito, ma mal accasato e sporco di lidami e di fanghi. Ha poca piazza e bruttissime strade. Ha assai buone muraglie e fosse e continuamente lavorano attorno ditte muraglie e tra le altre cose hanno fatto un bastion terribilissimo che mai fu visto il più bello. Nel 1537 Isabello viene convocato per disegnare il bastion di San Michele nell'angolo di nord-ovest. Cosa significa esattamente quel disegnar non è del tutto chiaro. Potrebbe darsi che Isabello abbia effettivamente progettato il baluardo, sebbene risultino lavori in questa zona della fortezza già qualche mese prima del suo arrivo. Oppure si potrebbe trattare di un disegno di rilievo,
necessario per monitorare periodicamente l'avanzamento dei lavori, controllare le spese e individuare eventuali frodi nei pagamenti. Una piaga, quest'ultima, che affligge proprio anche il cantiere orceano. La corruzione nel nostro paese ha purtroppo una lunga tradizione. Nel 1546, infatti, quando Isabello si è trasferito definitivamente a Orzi Nuovi, viene aperto un processo contro il soprastante della fortezza, era una specie di direttore dei lavori, e contro il massaro generale, figura questa che invece ha il compito di gestire i soldi, il denaro che le diverse comunità bresciane dovevano versare obbligatoriamente per la costruzione della fortezza. Scrivendo al capitano di Brescia, il rappresentante della comunità di Orzi Nuovi lo avvisa che voi intenderete cose grandi di robarie fatte dal soprastante. E quindi Isabello viene interrogato sulle modalità di pagamento ai lavoratori e ai fornitori di materiale da costruzione. Da buon impresario e da esperto dell'amministrazione di cantiere, l'architetto apre il suo discorso con una critica piuttosto pungente. I frati di Zoccoli, cioè i frati mendicanti, riuscirebbero a condurre il cantiere con una spesa inferiore di 2/3. Il problema, infatti, è il pagamento che avviene non con denaro, ma con generi alimentari. E poiché il soprastante non attribuisce ai cibi il loro effettivo valore di mercato, i fornitori, per tutelarsi, gonfiano i prezzi dei servizi a svantaggio delle risorse della fortezza. La faccenda si conclude tragicamente perché il massaro generale si suicida in carcere, ma la corruzione non finisce qui, perché ancora nel 1552, quando Pietro è ormai morto e il figlio Leonardo lo ha sostituito nella conduzione del cantiere, anche Leonardo stesso viene convocato in un altro processo relativo al pagamento degli operai, dimostrando comunque anche egli la conoscenza molto approfondita delle dinamiche del cantiere. Ma la sua preparazione è evidente anche in un'altra disciplina che è necessaria a ogni ingegnere militare, l'idraulica. Tutti e tre gli Isabello hanno modo a Orzi Nuovi di impiegarsi in questo campo, tanto in relazione alla gestione dell'acqua delle fosse, quanto anche, a maggior ragione, in rapporto al vicino fiume Oglio, considerato da Venezia come una specie di fossato naturale per quella corona di fortezze dislocate lungo il suo corso. Qui nel 1546, nell'ambito delle secolari contese tra bresciani e cremonesi per il controllo delle acque del fiume, Pietro Isabello compie un sopralluogo per valutare la spesa necessaria alla realizzazione di un taglio del fiume in modo da togliere acqua alle seriole cremonesi. L'ingegnere sottolinea il danno consistente che i nemici patirebbero da questa deviazione e stima sia i costi che il numero di uomini necessari. Ma verso la fine dello stesso anno la situazione si fa più pericolosa, perché i cremonesi hanno iniziato ad ingrandire un vecchio vaso che andrà a sboccare nel fiume, sottraendo quindi preziosa acqua alla parte bresciana. Ancora una volta Isabello è incaricato, questa volta insieme al figlio Marcantonio, di recarsi segretamente sul luogo, di preparare alcuni disegni e una relazione che illustri la situazione da spedire a Venezia. La vicenda si concluderà solo qualche tempo dopo, ma dimostra che gli Isabello sono ormai dei tecnici di piena fiducia della Serenissima, che commissiona loro anche dei delicati incarichi di spionaggio. Intanto, a partire dal 1542, viene iniziata la porta di Sant'Andrea ad Orzi Nuovi, presso la Rocca, la figura in alto, ancora sotto la direzione di Agostino da Castello, mentre a partire dal 44 viene costruita la porta San Giorgio,
che con il suo candido prospetto in pietra bianca di Botticino si pone come aulico biglietto da visita verso il nemico milanese. Con il ruolo di esperto di fortificazioni, Pietro compare anche a Brescia. L'immagine delle fortificazioni cinquecentesche di questa città si può ben cogliere all'aprirsi del Seicento, quando il podestà Giovanni d'Alezze, nel suo catastico, scritto nel 1609-10, le descrive in termini veramente entusiastici. Dice: Brescia si ritrova cinta di muraglie, bellovardi, piatteforme, torrioni, revellini, terrapieni gagliardi, fosse profonde, col castello ampliato e ridotto in maniera tale che rende all'inimico piuttosto disperazione che speranza di farne pur un minimo acquisto. Si tratta di un impianto difensivo cresciuto sulla traccia di quello medievale e sviluppatosi nel corso di tutto il secolo, a partire dal traumatico guasto o spianata imposto da Venezia nel 1516. Parallelamente ai primi interventi di manutenzione di fosse e costruzione di scarpe e controscarpe, la municipalità ottiene finalmente il permesso di smilitarizzare la garzetta, ovvero una parte della fortificazione intraurbana che dall'epoca viscontea aveva letteralmente tagliato in due la città. Gli interventi fortificatori non apportano variazioni alla configurazione urbana di Brescia, se non sul lato est, dove i due nuovi bastioni alla moderna di Canton Mombello qui e della Pusterla qui sostituiscono le più antiquate torri circolari. Principale artefice dei lavori del terzo e quarto decennio del secolo è l'ingegnere Agostino da Castello, che abbiamo appunto già incontrato per Orzi Nuovi, proprio a dimostrazione della mobilità di questi tecnici nei diversi cantieri della Serenissima. Ma nel corso del secolo Venezia invia a Brescia, così come in tutte le altre città, periodicamente anche altri suoi professionisti. Per esempio Michele San Micheli, per il quale si è ipotizzato un viaggio a Brescia negli anni 30. San Micheli sarà nuovamente in città nel 47 e poi nel 56, e proprio agli inizi degli anni 50 dovrebbe risalire questa pianta della città che gli è stata attribuita a lui o quantomeno alla sua cerchia. Ancora nel 1557 il cugino di San Micheli, che si chiamava Gian Girolamo, dovrà appunto progettare il baluardo della Pusterla, quello in alto alla vostra destra. Nel frattempo si fa più pressante l'esigenza di rinnovare anche le difese del castello. Il complesso iter progettuale e decisionale porta entro la fine del secolo alla definizione del nuovo impianto che racchiude le preesistenze, un bastione intero e due mezzi bastioni a sud-ovest e a nord-est, tutti in pietra, collegati da alte cortine con fossato scavato nella roccia. Ma torniamo nuovamente al nostro Pietro Isabello. Nel 1545 lo troviamo a fornire il suo parere in relazione alla chiusura del tratto finale di una via che si attesta sulle mura occidentali, dove si trova il monastero delle Benedettine dei Santi Cosma e Damiano. Le monache, che si erano viste progressivamente sottrarre i loro terreni a causa della costruzione della fossa, della scarpa e della controscarpa, intendono rivalersi sulla città e ampliare il monastero inglobando una parte della strada. Ma trovano l'opposizione di alcuni cittadini e soprattutto dei vicini frati francescani,
che per bloccare l'intraprendenza delle colleghe monache sottolineano la pericolosità di tale operazione dal punto di vista della gestione militare della zona delle mura. Le monache si rivolgono a un importante oratore che le sostenga, un nobile che si chiamava Giacomo Chizzola, il quale interpella per redigere la sua orazione, oltre a 5 capitani d'armi, anche i 2 ingegneri Agostino da Castello e appunto Pietro Isabello. Questo Chizzola cita abbastanza curiosamente anche il parere positivo alla chiusura di quella via dello stesso Francesco Maria della Rovere, che era stato a Brescia nel 1524, nonostante in realtà uno dei principi fondamentali del Duca fosse proprio quello di predisporre il rapido movimento di uomini e artiglieria lungo la cinta muraria attraverso lo spazio romano. Il che quindi contrasterebbe con la richiesta delle monache, ma a dispetto di questa apparente contraddizione, le monache otterranno il loro ampliamento. Intanto, verso la metà del secolo, l'attenzione di Venezia si sposta anche su un'altra piazza forte, l'ultima di quella catena che abbiamo nominato all'inizio, è Peschiera. Per la verità, già il doge Andrea Gritti, in una famosa relazione del 1517, presentata al Senato al termine del suo mandato di provveditore generale, quindi prima di diventare doge, aveva rilevato la necessità di operare una revisione di quel sito, valutandolo un passo importante, ma di niuna fortezza. Le mura scaligere dell'antica fortificazione, disposta a cavallo delle rive del Mincio, non sono adatte ad affrontare un assedio condotto con l'artiglieria. Tuttavia, passeranno 30 anni e solo dal 1547 sembra che Venezia prenda finalmente coscienza dell'urgenza dell'intervento in un sito che si trova esposto alle mire degli imperiali e la cui perdita avrebbe determinato non solo un danno economico in termini di mancato controllo doganale dalle merci dal lago, ma anche una ben più tragica divisione in due del dominio di terraferma, essendo Peschiera, cito, la golla per dove passa necessariamente il cibo, come ricorderà efficacemente ancora nel 1616 un provveditore. Nonostante il parere negativo di Michele San Micheli, che ritiene sufficiente un semplice restauro della rocca di Peschiera, che però dovrebbe essere coordinato in chiave territoriale con maggiori rafforzamenti alle fortezze o agli apprestamenti di Sirmione, di Lonato e di Asola, l'opinione dell'uomo d'arme invece è ancora una volta quella vincente. Guidobaldo II della Rovere, che è ormai succeduto al defunto Francesco Maria della Rovere, stabilisce così un primo assetto in terra, una fortificazione in terra, che viene concluso in pochi mesi entro il 1549. La progettazione tecnica della fortezza si deve a Giovan Battista Gotti, un ingegnere e sergente, quindi anche lui un esperto della guerra, stretto collaboratore del Duca. Ma il Duca è consapevole della necessità che ci siano altri ingegneri che dirigono quotidianamente i lavori sul posto e quindi non si dimentica degli Isabello, che aveva probabilmente conosciuto nel 1548 a Orzi Nuovi e dei quali ha un'ottima stima. Pietro infatti viene definito dal Duca persona intelligente e, nonostante Guidobaldo abbia appena stabilito di affidargli la realizzazione di un nuovo baluardo a Orzi Nuovi, un baluardo che avrebbe dovuto fronteggiare la fortificazione nemica di Soncino al di là dell'Oglio, baluardo che peraltro non sarà mai eseguito, il 3 settembre 1549 lo fa trasferire a Peschiera insieme al figlio Marcantonio.
avendoli bene informati sui propri disegni, sui propri progetti in merito alla fortezza sul lago di Garda, che ora diventa la fortezza prioritaria rispetto a quella sulle rive dell'Oglio. Per quanto già parecchio si sappia sull'andamento dei lavori a Peschiera, non è molto noto quello che effettivamente gli Isabello hanno qui effettuato. Essendo presenti da subito, i due ingegneri hanno certamente contribuito al tracciamento della pianta e all'avvio della fondazione di un primo contrafforte. Ma Pietro deve aver sicuramente fatto poco altro, visto che muore entro un mese. E anche di Marcantonio, quindi anche del figlio, poco sappiamo, se non che nel maggio 1550 viene assunto come ingegnere a Peschiera e che nei 3 anni che lo separano dalla morte, quindi avvenuta nel 1533, ha seguito i lavori allo scavo delle fosse, alla fondazione della porta verso Brescia e alla sistemazione della porta verso Verona. Da una supplica che i due fratelli Marcantonio e Leonardo inoltrano alla Serenissima si apprende anche che Leonardo ha lavorato a Peschiera per 7 mesi, quindi tutti e tre gli Isabello sono stati presenti in quella fortificazione. Poi però anche lui viene spostato nuovamente e ritorna ad Orzinuovi e assume quel ruolo chiave che aveva avuto il padre, sebbene il ritmo dei lavori a questa fortezza ormai sia davvero calato. Leonardo deve effettuare infatti solo degli interventi di carattere idraulico, nonché continuare a rilevare e a misurare i lavori che vengono mano a mano condotti. E proprio da queste stime sappiamo che dalla fine del 1555 Leonardo non si trova più ad Orzinuovi. In quell'anno, infatti, egli ha ottenuto la cittadinanza della vicina Crema, dove, lui dichiara, si vuole ritirare e si vuole riposare e godere la vecchiaia. Un desiderio che purtroppo non si avvera perché già l'anno dopo, nel 1556, è morto. Se si sia riposato non lo sappiamo. È certo che appena dichiarato cittadino, viene anche nominato deputato alle fabbriche pubbliche e quindi è quindi probabile che abbia fornito pareri per la fortificazione della città. Come si diceva all'inizio, la posizione avanzata di Crema, un'isola completamente immersa nel Ducato di Milano, aveva obbligato Venezia a riconsiderarne le difese già a metà del 400. Ma il processo di modernizzazione delle fortificazioni, cioè la costruzione delle cosiddette mura venete, si avvia solo nel 1488 con l'ingegnere bergamasco Venturino Moroni e si chiude 20 anni dopo, nel 1508, proprio alla vigilia di quei fatti di Agnadello con cui ho aperto la mia relazione. Nata vecchia, la cerchia di mura realizzata con anacronistici torrioni rotondi non oppone alcuna resistenza alle truppe di Luigi XII e anche l'aggiunta nel 1526 di un baluardo a rinforzo del castello di Serio non impedisce che per tutto il Cinquecento i rettori veneti ne sottolineino impietosamente i difetti, come quelli rilevati dal rettore Leonardo Pesaro nel 1564. Egli scrive: «Ha le sue muraglie fatte all'antica, con li suoi beloardi tondi, non ha fianchi che la difenda, de maniera che si potria dir con verità che in tutto tutto la non fosse in quella sicurtà che ognuno la crede». Quindi meno forte di quanto in realtà appaia. Crema però non sarà mai direttamente attaccata e al debole apparato fortificatorio sembrano supplire le difese naturali, la palude e il fiume Serio. Comunque il suo delicato statuto di enclave non passa mai in secondo piano e a partire dal 1558 Sforza Pallavicino ispeziona più volte il sito.
Tuttavia, le bonifiche e la costruzione dei baluardi suggerite dal capitano, appunto, Sforza Pallavicino, così come altre proposte di fine secolo, rimarranno sempre disattese. A dimostrazione che quello delle fortificazioni venete nel Cinquecento è un laboratorio di idee estremamente fluido e adattabile alle mutevoli situazioni del momento. Un laboratorio in cui anche gli Isabello hanno una parte attiva. La loro parabola come ingegneri militari dura complessivamente 35 anni, in un periodo in cui la terraferma modifica definitivamente il suo aspetto e la Serenissima assume un diverso ruolo nell'equilibrio politico europeo e recupera quella credibilità che i fatti dell'inizio del secolo avevano appannato, come ricorda Paolo Giovio. Vinti in tutte le battaglie, rimasero non di meno vincitori nella Universal Guerra. Grazie. C'è qualche domanda per il professor Brodini? Nessuna domanda. Io ringrazio Alessandro per questo quadro assolutamente esaustivo rispetto anche all'attività degli Isabello, che sono appunto architetti, no? Così. Che noi conosciamo, li conosciamo magari forse meno rispetto a questo ruolo militare e più rispetto al ruolo di, soprattutto di Pietro, all'interno della progettazione o, come hai detto tu all'inizio, di esecuzione di progetti di altri architetti per quanto riguarda gli edifici del primo Cinquecento a Bergamo. Tu hai citato giustamente le case dei Cassotti, ma poi sono o Santo Spirito, eccetera, ma in effetti gli interventi di Pietro Isabello a Bergamo sono molteplici. E grazie anche per aver fatto un quadro su questa corona, diciamo così, di fortificazioni che, come dire, chiude e protegge i territori della terraferma veneziana proprio nella zona sud-occidentale, facendoci anche capire come la progettazione di una fortezza o la messa a difesa di un centro abitato comporta una serie di competenze che sono le più diversificate, cioè la competenza di carattere prettamente di ingegnere militare, ma come tu giustamente hai detto, spetta soprattutto al capitano. Quindi Francesco Maria della Rovere, a Sforza Pallavicino, Guidobaldo, quando appunto Francesco Maria appunto morirà. Se dal pubblico non ci sono altre domande, io in fondo. Sì, la situazione di Crema è abbastanza paradossale in effetti e c'è da considerare questo aspetto molto interessante secondo me, cioè che quando Venezia la conquista lascia, o meglio concede ai cittadini un'enorme quantità di privilegi ed esenzioni, proprio perché sa che è in una situazione molto delicata e molto pericolosa. Poi certamente il fatto che per 30 anni, 40 anni, nonostante tutti dicano è indifendibile, 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 non si faccia mai niente, e quando la fanno comunque non fanno dei lavori alla moderna, ecco, questo sì, lascia molto riflettere, in effetti. Se non
non ci sono altre domande, ringrazio nuovamente il professor Brodini e rinnovo l'appuntamento per sabato 10 ottobre in cui ci sarà appunto la relazione del professor Francesco Paolo Fiore e vi aspettiamo con grande piacere. Buona serata.